Dottor Antonio Parisi, il fondatore del centro, la casa del FIAO, la Federazione delle Associazioni Italoamericane. Oggi è con noi una sportiva, ma anche qualcosa di più. Maria La Terza. Ciao, ciao Maria. Ciao, come stai? Tutto bene. Tutto a posto. Allora? Benissimo. Che ci fai qua? Oh. Raccontacelo subito. Mamma mia, subito non lo so, ma... Nata a Brooklyn. Nata e cresciuta a Brooklyn. Campi di basket italiani. Campi di basket americani. Americani. Campi di basket qui a Brooklyn, in questo quartiere. Sono arrivato in Italia dopo la mia laurea in università qui, a Marist. Mm-hmm. Giocato in nazionale 6 anni fino al 2016. E ora sono tornata a casa dopo un anno e mezzo che ero a Bologna con la Virtus. Questa federazione, questo palazzo è nuovo, costruito dal comune di New York, di Brooklyn, da tanto a tutta la comunità, ma tanto agli italoamericani. Ci ha dato una casa a tutti, ma soprattutto a me, che lavoro qui adesso. Faccio un po' di cose part time tra marketing e cerco di aiutare loro quanto posso. Ovviamente questa bellissima indossi, la bellissima maglia della nazionale, la tua, sì. Quella degli europei, giusto? Sì. La cultura italiana non si cancella mai. No, in questo quartiere, te lo dico, tutti gli immigranti italiani che sono venuti qui in America 100 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa, si sono fermati qua. Magari adesso le cose hanno cambiato un po', ma il sentimento dell'Italia degli anni passati, dei nostri nonni, bisnonni, quelli che hanno fatto tanti sacrifici, soprattutto tanti quelli del sud, che capiscono tanto, che volevano una vita migliore per noi. Mm-hmm. E io sono proprio la frutta di quello, e come tanto delle mie amiche e dei miei amici, che essendo qua, però sempre sentirsi italiani, e per me questa maglia è tutto, cioè mi emoziono ogni volta che sento l'inno nazionale, mi ricordo essere l'europeo ogni partita cantando l'inno nazionale con le mie compagni di squadra, ma penso sempre soprattutto al nome davanti, ma al nome dietro che porto nella mia famiglia, di mio padre, che per loro, lasciando l'Italia, chi vuole lasciare l'Italia? Nessuno vuole lasciare l'Italia, perché è tanta bella, ci sono tantissime cose belle, ma i miei hanno fatto quel sacrificio per lavoro, per cambiare vita, dare una cosa in più alla generazione che prosegue. Mm-hmm. E anche ripensarlo adesso mi emoziono, perché questo era e ancora sempre, che lo metto sempre, che sono fiera di indossarla, che dico grazie, perché per loro, per avere il nome di una Terza, poi il basket nella Puglia non è tanto, cioè era seguito tanti anni fa, ma adesso per essere in giro di questo mondo di basket, poi l'unica italoamericana giocatrice, adesso che davvero legami stretti in Italia, scusa, che mi emoziono un po', perché... No, ma ti dico, ci emozioniamo anche noi, perché ricordiamo, tu hai giocato a basket in dei club importanti, ma soprattutto, sì, in delle città importanti. Certo. Hai fatto un percorso molto importante addirittura nell'NBA, quindi, yeah, stiamo parlando veramente del top, sì, con ovviamente un ruolo diverso, perché l'NBA è maschile ed è ancora più difficile, suppongo. Sì. E hai sentimento, yeah, questo sentimento italiano che è sempre con te. Il tuo successo è il successo di tutta la cultura italiana. Esatto. E io quello lo dico sempre, la mia fondazione, della persona chi sono, dico sempre, sono di Brooklyn, sono una ragazza di Brooklyn, sono la ragazza italiana di questo quartiere, e quello per me è che sono una di famiglia, di cultura, di energia, di, cioè, callaccio, che voglio sempre dare un abbraccio, ciao, come stai, ma noi siamo così. Credo che tanti immigranti, ma che sono venuti di là, che sono qui adesso, sono anche così, quindi tutto il successo che io ho viene da parte dall'Italia, da questo sentimento che ho, anche perché sono una ragazza di Brooklyn.
di solito si dice bella e intelligente, tu sei bella, brava e intelligente. Grazie. Soprattutto aggiungiamo anche il bravo, perché Grazie. Da giocatrice hai anche ricoperto ruoli diversi, anche la tua attuale attività di marketing l'hai fatta addirittura in contemporanea con lo sport, ed è difficilissimo. Già è difficile eccellere nello sport, eccellere anche nel lavoro contemporaneamente è una caratteristica unica. La cosa più importante di tutto è che hai sempre gente dietro di te che ti dà tanto supporto. E qui alla FIAO, ma anche nella comunità, c'è la gente quando conosce che tu stai facendo una cosa del buono, del servizio delle altre, quando tu hai quel supporto come noi, come italiani, famigli, la gente che ci sta dietro, che ti spinge a fare tutto quello che tu hai le capacità di fare. Fantastico. Il cielo non c'è limite, come diciamo. In chiusura, parte del FIAO, di quella che è la tua idea di marketing. Il progetto di marketing che ho io è di fare conoscere la gente chi siamo noi e che c'è questa casa che è per tutti. E credo che ci sono tanti italiani che vengono dall'estero, che ci sono tanti partnership, gente che vogliono un punto di riferimento magari in America per globalizzare le loro cose, e noi siamo sempre stati questo dal 1970, quando avevamo un piccolo negozio su questa 18th Avenue, che è la strada degli italiani praticamente. E adesso abbiamo tutto questo, e la cosa che io voglio espandere è che la gente sa che c'è spazio per collaborare, c'è spazio per la cultura, per crescere, per la gioventù, per coinvolgersi. Ci sono tanti cose che possiamo fare adesso che abbiamo una casa per tutti, non tanti gli italiani, ma anche tutte le altre culture che amano la nostra cultura italiana, tra il cibo, lo spritz, l'aperitivo, tutte quelle cose, le cose belle, la famiglia, come siamo come persone, come gente, la musica, tutto che noi adesso possiamo focalizzare da qui per espandere per tutto il mondo, per unirsi. E quella è la cosa più importante e più bella che ci offre tanto lo sport, ma con la comunità è un'altra cosa, per unirsi. E questa è la cosa che credo che il mondo serve di più, gli italiani che sono di là, che siamo qui a New York, a Brooklyn, ha bisogno di più è di unirsi, perché quando siamo tutti unite siamo troppo forti. Perfetto, grazie Maria. Ci rivedremo, dai, con un impegno fra un anno, anche un po' di meno, per uno spritz sul roof del FIAO. Certo, facciamo una festa. Cosa è il mio marketing? La festa d'apertura dello spritz time lo launch. Perfetto. Grazie. Ciao Maria. Ciao.